Ciao a tutte ragazze e benvenute sul mio canale. Oggi realizzerò per la prima volta un video della tipologia il make-up del giorno, per cui vi descriverò come ho realizzato il make-up che mi vedete indossato, presentando i prodotti utilizzati appunto per realizzarlo. Questo video fa parte di una collaborazione con Sweetelle92 e tante altre ragazze qua su YouTube dedicata all'estate. Per l'elenco completo delle partecipanti vi rimando al video di Suitella, del quale lascio il link nell'info box qua sotto, perché sarà lei a darvi appunto tutti i dettagli più tecnici riguardo questa collaborazione. Vi consiglio comunque di passare dal suo canale perché è una delle mie YouTuber preferite, molto brava, molto simpatica, e quindi seguitela anche voi. Adesso passiamo appunto al make-up del giorno. Come vedete ho realizzato questo trucco che mi vedete indossare, che è un trucco pin-up rivisitato in versione un pochino più calda e glitterata. Non so se la videocamera rimanda i glitter, ma vi assicuro che ci sono. È un trucco molto semplice da realizzare, che però a mio parere è adatto più che altro alle uscite serali estive, perlomeno io lo utilizzo così. Lo trovo inoltre adatto anche per eventuali cerimonie, alle quali capita spesso di essere invitati in estate come matrimoni o battesimi. Io ad esempio sono andata ad un battesimo truccata così e mi sono trovata molto bene, e per cui insomma è un trucco che mi piace molto. Partendo dal trucco occhi, per realizzarlo innanzitutto ho applicato su tutti gli occhi la base della Kiko Live Base Primer, che mi avete già visto utilizzare in un precedente make-up tutorial che ho pubblicato qualche settimana fa e con la quale mi sono trovata molto bene. Parlo al passato perché il prodotto è praticamente finito, ce l'ho da parecchi mesi, quindi dura tantissimo, ce ne sono dentro 10 ml, ed è un prodotto con il quale io mi sono trovata benissimo e che vi consiglio. Tra l'altro non costa eccessivamente, mi sembra sui 6-7 euro, e quindi insomma un prodotto valido. A questo punto ho applicato sulla parte interna della palpebra mobile, poco oltre la metà dell'occhio, la matita bianca per dare un pochino più di stacco tra i vari colori. Ed ho applicato la Multiplay della Pupa numero 01, che come vedete è la matita bianca. Lo saprete tutte che la Multiplay è quella caratterizzata dalla mina da una parte e dallo sfumino dall'altra. È una matita con la quale mi trovo molto bene. Ho preso poi questo ombretto della Essence, il numero 35, scusate, Party All Night, un ombretto metallizzato color oro, e l'ho applicato sulla palpebra mobile. Come vedete è un oro non molto intenso, per cui un oro abbastanza smorzato e quindi secondo me è molto bello. Nella piega dell'occhio, come vedete che è più intensa e quindi per dar profondità, ho applicato un altro ombretto della Essence, questa volta il numero 06. Scusate, ma la commessa per strappare l'antitaccheggio ha strappato tutto, per cui non ricordo il nome dell'ombretto, ma è il numero 06, ed è questo bel marrone caldo e glitterato, come vedete, che dà appunto una bella profondità allo sguardo. E mi piace molto, è anche molto morbido, ben sfumabile, è un prodotto molto valido. Nonostante costi pochissimo, perché i prodotti Essence si sa costano poco. E come illuminante ho utilizzato questo ombretto color avorio preso dalla palette Pupart numero 03, questo qua, e l'ho applicato sull'arcata sopraccigliare. Poi ho rifinito la sfumatura e nella rima interna dell'occhio ho applicato il Kajal della Deborah Milano numero 104, con il quale mi sto trovando molto male, proprio ve lo dico già, ve lo anticipo, farò poi un video top e flop, questo farà parte dei flop, perché a mio parere non scrive, quindi insomma ve ne parlerò meglio in quel video là, ma è così. Siccome il trucco pin-up è caratterizzato dalla linea di eyeliner piuttosto intensa, ho sfruttato uno degli ultimi acquisti che ho fatto e che vi presenterò nel video haul di giugno che sto girando, che sto preparando e girerò a breve, ossia il Super Liner Black Buster della L'Oréal Paris, un eyeliner liquido in penna veramente molto bello, molto intenso. Lo sto utilizzando da una settimana, ma posso già anticiparvi che a mio parere è un prodotto molto valido con il quale mi sto trovando molto bene e ve ne parlerò poi in seguito. E ho realizzato appunto questa linea di eyeliner con la codina abbastanza intensa. Ho utilizzato per la prima volta, tra l'altro, il piegaciglia, anche di questo ve ne parlerò nel video haul. L'ho acquistato ieri praticamente. Quindi ho piegato le ciglia, cosa veramente semplicissima. Mi ha sempre fatto un po' paura, ma devo dire semplicissima.
E sono andata poi di mascara nera, ovviamente, utilizzando sempre il Rila Steel che sto finendo. Per cui il trucco occhi è terminato. Dopo aver poi, ovviamente, ho deterso il viso, ho dato la crema idratante e per quanto riguarda il trucco del viso, ho applicato sempre il mio fondotinta minerale Neve Cosmetics Light Coverage Mineral Foundation nella colorazione Light Neutral. Io ho una pelle delicata, soffro di dermatite, per cui non posso utilizzare fondotinta pesanti. Con questo mi trovo bene sia in inverno che tanto più in estate. E come blush ho sempre applicato il mio gem tutto sbriciolato, che adesso è in questa jar. Qualcuna mi aveva consigliato di fare un blush in crema, ma io non sono capace. Per cui l'ho inserito in questa jar della MAC, che mi avevano dato un campioncino. E lo prelevo leggermente dal tappo, proprio un velo, perché non mi piace esagerare col blush. E tra l'altro faccio un appello a tutte voi ragazze, se avete qualche blush da consigliarmi sui toni rosati, fatelo perché ne ho bisogno, che sia in crema, che sia in polvere, consigliatemi voi e vediamo cosa ne esce, vi ringrazio. Quindi il blush, dopodiché ho preso il pigmento della Essence, che anche questo l'avete già visto in un make-up tutorial precedente. Questo qua è il numero 01 Studio 54, che come vedete è un glitter doratissimo, molto bello. Tra l'altro sono pigmenti a mio parere validissimi questi, perché innanzitutto si possono utilizzare sugli occhi, ma non solo, anche sul viso per dare un po' di luce, sulle labbra, addirittura negli smalti si possono mettere. E sono glitter piuttosto grandi, ma che applicati sugli occhi non danno assolutamente fastidio, per cui è un prodotto molto valido del quale voglio acquistare anche altre colorazioni. E appunto l'ho applicato sia sull'illuminante che sulla parte della palpebra mobile, scusate, nella parte più interna, per dare un po' più di glitteratura, un po' più di luce. Non so se la videocamera vi rimanda i glitter, ma vi garantisco che ci sono, perché ne ho applicati anche un pochino qua, per cui se ve li rimanda bene, ecco, spero, però ci sono, ve lo garantisco. E come rossetto, siccome il trucco pin-up si caratterizza per le labbra rosse, ho deciso di fare anche qua una rilettura a mio modo, applicando sì un rossetto rosso ma un pochino meno intenso del normale, per cui ho applicato questo rossetto Glossy, che è il rossicone della Collistar, il numero 6. Se vi ricordate, avevo fatto anche una video review di questo prodotto, previa applicazione di perfettina nel contorno labbra, perché come dico appunto nella mia review del rossetto, è un rossetto glossy molto morbido che si infila facilmente nelle pieghette, per cui va tamponato con perfettina prima di applicarlo. E come trucco mi sembra di aver detto tutto. Già che ci siamo, vi mostro anche gli accessori e la maglia che ho abbinato, per cui andiamo un pochino indietro. Allora, come accessori ho abbinato questi orecchini a goccia molto ampi, e con degli strass neri, per cui si notano molto anche su capelli folti e lunghi come i miei, ma nello stesso tempo sono leggeri in tutti i sensi, sia perché sono appunto traforati, hanno questo motivo che ricorda un po' dei rami di un albero, e sono proprio leggeri anche come peso, perché essendo in plastica è fantastico proprio indossarli. Sono tra i miei accessori preferiti, non so se l'ho già detto, l'ho acquistati dai cinesi per 3 o 4 euro, non di più. E sono molto contenta. Tra l'altro è un anno che li porto, non si è mai staccato, facciamo le forche, uno strass, e sono molto belli. Come maglia ho abbinato questa maglia che mi vedete indossare della Pittarello, è una maglia molto ampia con la manica pipistrello, la manica un pochino lunga in quanto è un'estate un po' anomala, non fa caldissimo, anzi qua fa freddo addirittura dopo il temporale di ieri, quindi per un'uscita serale ben venga una maglia di questo tipo. Come vedete drappeggiata sul davanti, molto scollata ma drappeggiata, quindi bella, molto comoda, e forse l'ho già detto, l'ho acquistata da Pittarello, dove secondo me si compra bene sia come scarpe che come vestiario, per cui mi trovo molto bene, si spende poco e mi piace. Per cui ragazze, questo era tutto, per cui ho fatto un mini video outfit all'interno di questo video. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato in qualche modo utile. Saluto ancora Suitella 92 e tutte le ragazze della collaborazione. Vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!